Comprendere a fondo le tematiche della sicurezza sul lavoro degli operatori della pesca professionale. È questo il focus del convegno nazionale dal titolo Oltre la rete, tenutosi a Molfetta, sede di una delle più grandi marinerie pugliesi. Un confronto tra gli operatori provenienti da tutta Italia che hanno potuto condividere le proprie esperienze su argomenti molto sentiti nel mondo della pesca. Purtroppo registriamo costantemente eventi infortunistici e si parla anche troppo poco delle malattie professionali. Il settore della pesca è uno di quelli maggiormente a rischio e con delle peculiarità tutte sue, in quanto ci sono aspetti contrattuali, normativi e imposizioni della comunità, della Commissione europea, che inducono i lavoratori a una minore attenzione nei confronti della gestione della sicurezza a bordo dei motopescherecci per cercare di recuperare spazi di lavoro e di guadagno. Questo è uno dei problemi principali sui quali bisognerebbe trovare soluzioni a livello internazionale, ancor prima che nazionale, e tenendo presente appunto che le attività a bordo dei motopescherecci sono molteplici, molto rischiose in molti aspetti e spesse volte avvenendo in condizioni meteoclimatiche che possono essere sfavorevoli come aggravante rispetto a un lavoro che viene normalmente svolto sulla terraferma. L'Amerigo Vespucci è grato per gli organizzatori che hanno scelto l'Istituto Vespucci per l'organizzazione e la realizzazione di questo convegno di portata nazionale, perché l'Amerigo Vespucci ha una propensione naturale verso il mare con la sua struttura e il suo edificio, ma l'Amerigo Vespucci è una scuola. La scuola è importante perché deve essere solamente un periodo di formazione durante gli anni dell'obbligo scolastico. La formazione deve essere estesa per tutto il periodo della vita dei lavoratori, perché le nuove tecnologie impongono sempre di più la formazione, una formazione che deve essere continua sempre per tutta la vita, e la scuola è il luogo ideale perché ciò accada.